Eccoci all'elefantino. L'elefantino regina. Che bello che è. Vabbè, la solita storia dei bambini che abbandonano i propri giocattoli. Toy Story ci ha fatto una saga. Vedi lei com'è sagace? Ma poverino. Scappa come Toffo quando lo rincorro. Scappa senza convinzione perché vuole essere preso. Escape shot. La cosa bella è che poi queste robe funzionano, capito? Senza senso. Diventa cattivissima la lavandina. Tu non hai idea, amico. Yes, that's the way the cookie crumbles. Ok. Porca troia, maledetto ritorna. Ora scatto col cerchio. Quanto cazzo deve andare? È una musica sotto distorta. Ah, qui c'è questo qua. Dobbiamo fare il gioco della... Ah, della mano. Che dobbiamo piano? Lei? Lei, sì. Il gancio proietta una luce per terra, quindi quando mettiti dove pensi che lei debba arrivare. Dall'altro lato, dall'altro lato. Dobbiamo anticiparla perché quello ci mette tempo a scendere. Allora aspetta che se passa di qua. Sì sì, basta che passa di là. La scrofa e la prendiamo. Ok. Salta. Sì, aspetta, aspetta, aspetta. Che bello. Ecco, questa forse è l'unica che in effetti ha senso che ci uccide. Perché si incazzerà tantissimo. La stiamo violentando. Poi gli spezziamo la gamba. No. Ma gli stiamo... Ma è stupro questo, eh? A livello proprio... Che tristezza. No. Ma si può fare diversamente sta parte? Io spero di no. No, no. Quindi mo la stiamo uccidendo. Però fino alla fine. Mm?
Che poi è l'unico personaggio buono che abbiamo. Tanto è bello giocare. I think it's a letter from Rose. Listen, dear Mom and Dad, I'm sorry that I did this to you. What? I know how to make everything good again. All you have to do is, I think this is it. This is the answer. Go on, how do we break the spell? All you have to do is, oh! Ah, that's so bad. Hey, give that back. That's our letter. You're not ready for it. To work this letter, you must work together. You must fix your relationship. No, you idiot. Thanks very much. You just ripped up our only ticket out of here. Yes, I did. Into four pieces. You put them together, you get the answer. Oh, you thick-headed book. Pull it. It's time to dive deeper into your souls and collect the four-letter pieces. Let's go! Woo! Hey, where are you going? Get the letter! What? Let us go. This is abduction. No, this is Dr. Atkins' couples therapy. Prepare for the roller coaster ride of your life. Us. The letter! Bravo! You refer to us instead of me. You're a team now. No, we're not a team and we don't have time for this. Time? Good man. That will be our first topic. Aha! Now, do you give each other enough time? Okay. You know what? We don't. Yeah, because she is never... Excuse me? I'm working for both of us. I can't be in two places at the same time, can I? Oh, unless you want me to clone myself. Clone your... Oh, please. You think time is limitless. That's ridiculous. You have no sense of time. Aha! Cloning and no sense of time. Good insights. We're making progress already. Great. Get ready. Hi-ya! Woo! No, in pratica gli hanno, c'è il libro bastardo maledetto che gli ha nascosti quattro pezzi e stava facendo cercare di ragionare. E li dobbiamo, come al solito. Got it!
Bene. Bene. Che palle però, lunghissime queste scene. Ah no, ma sono belline. Sì, sono belline, ma cagano il cazzo. Allora. Ok, quindi dobbiamo far uscita. Andiamo qua. Sono morto. Come hai fatto a morire? Perché qui... Qui? Devi rialzarmi questa madonnina. No, devi tenerla qua. No, mi sa che è così che devo fare. Hey, maybe you can reach the door before it closes with your phone. Ok. Ok. Hoppla. Buono. Quello mi sa che lo devi... Devo premerlo? Ma là sopra non ce la faccio stare. Però mi sa che c'è una cosa che poi mando indietro là. Porca di quella puttana. Come dici? No, quello l'ho fatto già, l'ho portato okay. Io su. E now? Ah, devi salire tu su. Madonna che sbaglio i tasti, maledetto re. Guarda alla puttana. Devo fare qualcosa io. Non ci sto a capire più un cazzo. Ok. Allora rialzami. Esatto, allora. E sei su sto punto. Ma... Mi lascia l'immagine là? Ho capito. Ah, mi devi far risalire sopra. Mi devi rimandare indietro quel cazzabubo... Hai capito? Sì, sì, devi mandarmi indietro quel cazzo a bubbo. Sali sulle ali. Le hai abbassate già? Ok. Il problema è che... No, devi salire prima sul ponte. Ma il cazzo a bubbo però... Vai sul ponte. Il ponte crollerà. Ah, il ponte lo faccio crollare io. Lasciali la... Ti aspetta. No, sali sulla testa. Giù per salire. No. Prova adesso. Poi sulla testa. Ma ci passo attraverso. Ah, e... Non si può. Carino però. E quindi dove cazzo ti... Aspetta. Porca vera. E non so come farsi lassù. Aspetta, io ti stavo dicendo questa cosa, però hai fretta. Allora, rimettimi su sto cazzo in culo che vado dall'altro lato. Ok, allora. Questo l'abbiamo già fatto.
Ma che cazzo ci fai lassù? Cioè, anche volendo. Allora. Oh, quelle. Tu devi salire sul ponte. Oh, passa quello. Devi salire sul ponte. Ma che io ti devo, allora, io ti devo portare sul piccione viaggiatore. Abbassa la Madonna. Allora, o ti metti su quello sperone lì. Aspetta una cosa. Ah, ho capito. Ho capito, posso farlo in salto. Dio. Ho capito, lo posso fare in salto. Aspetta, firma da Nuccone. Dio buono. Ce l'hai ancora là? No, non credo. Aspetta. Vai. Sali. Quindi posso rimanere pure sospeso a mezz'aria. Che è successo? E si è aperta questa porta qui. No, questa è bella, l'abbiamo già fatta. Sono andati avanti loro due. Ora sono bloccati a quest'altra porta. Che ti devo fa? Di qua c'è un'altra cosa che puoi controllare col tempo, vedi? Un macello. Vabbè, un ascensore. Mi devi controllare prima la pedana. Se si può. No, la pedana non posso controllare. Però penso che faccia parte di quest'altra. Infatti. Allora, vai sulla pedana. Sì. Poi mi raccomando, fai subito il clone quando arrivi là, eh. No, tu devi salire più sopra. Vai. Devi andare in quello su. Sì, sì, tirami su. Dai. Hopla. Figo. Un cazzo di casino qua. La apri tu la porta. Grande. Madonna, ragazzi, sto facendo una fatica a non scattare con la B, perché sul ritorno c'è la stessa meccanica ma il tasto è diverso. Porca. Ok. Allora, mettiti lì. Ok. One shot. One kill. Dio. Carino, non ho capito dove ci troviamo in effetti. Nella stanza della bambina, sì, no? Qua siamo in una cosa parallela. Cioè... Credo che siamo all'interno di un pendolo. Eccoli che flexano. Siamo stati bravi, è vero? Say anything about what we do if we lose track of those guys? No, he was just blabbing on and on about time. Oh, yeah. Hey, and you agreed with him. Well, it's true. They're never at home. Cozy, do you really think I'm choosing to be away from home? I don't know. That's just what it's been like for a long time. Well, it's not my choice. Me. If I lost my job, we'd lose everything. Okay.
when you're never around, you lose us. Però questa non è una cosa che si risolve. Allora, il barbone vivi bene, no? Faresti il barbone? No? No. Mi sa che io posso fare il barbone, tu faresti il capellone. Ti mette qua sotto. Aspetta, aspetta. Devi dare di me. Ora mamma. Aspetta, ma che cazzo fanno sti cosi? Fanno aprire la porta. Ok. E perché quelle campane? Giusto per cagare il cazzo. Carino, molto carino. Sto posto è bellissimo. Mi hanno messo pure l'allenatore, ti sto inculando comunque. Allora non posso andare avanti perché c'è l'incendio, vedi? Io posso riavvolgere l'incendio. Ah, mi devi spostare la pioggia e poi ci piovo su. Aspetta, da dove te la devo spostare sta roba? Eccola, vai. Riavvolgi l'incendio. E anche sopra. Vai. Mi sa che dobbiamo fare tutti e due i ponti qua per me. Allora sì, devo andare dall'altro lato. No, mi sa che tu devi andare da là. Mi sa che tu devi andare dall'altro lato. No, basta premere questi due. Proviamo a premere insieme. Ok. Devi farlo tu, dai. Che devo farlo io. E io devo agganciare. Allora, si abbasso questo, blocca. No, ti devi mettere l'immagine lì. Capito? Perché cambia se no, faccio? No, devi farlo tutto e due velocemente, io devo chiudere velocemente. No, sì. L'ho già messa l'immagine, non è? Allora, vai di là. Più veloce. Ma cazzo faccio più veloce così? Secondo me lo devi bloccare una alla volta. Vai. Più veloce. Non si può fare più veloce così. Secondo me devi semplicemente saltarmi. Blocca. Ma non mi si poteva fare più veloce. Io ho fatto esattamente come l'altra volta. Forse perché uno rimane giù per più tempo. Non se può. Qui c'è un tira al maiale. Here you go, little fella. Oh, ma è diventato grande il mio maiale. Che è sta cosa? Guarda, faccio diventare grandi maiali. E adesso dove vanno? Oh no, li porterà al macello. Sto uccidendo dei maiali. No, non credo che li macellano.
No. Vedi, sta la sagra della porchetta qua. Eh sì, li macellano. C'è la sagra della porchetta. No, entrano lì, escono da qui. Ah, vabbè, la trasformazione più dolce che ci sia, il miracolo della vita. Ma guarda quanto è fatto bene sto portone col porco. E dov'è l'uscita? Cioè, comunque di assets riciclati qua... zero. Aspetta, ho fissato una cosa. Ok, è un minigioco? Brownie. Vieni alla barca, scusa. Sono andato alla campanella, c'è solo qualcosa? Non so, però io sono salito su una barca. Pensavo che facesse qualcosa. E sali pure tu sul padre, sul pedalò. Ma è tutto da scoprire. Ma questo lo fanno perché si sono fatti un culo tanto per fare l'ambientazione. Quindi almeno il giocatore se la gode attraverso questi sistemi di... Capito, ci stiamo facendo... Stiamo andando. Che è sto posto? Tipo un come tipo Gardaland, capito? Però questo cioè non c'entra niente col gioco. Tipo Gardaland, vedi cose su Bagui, vedi la cosa dei pirati di Gardaland. Basta, è finito. Cioè praticamente ti hanno detto guarda. Vabbè, se puoi solo guardare, Gardaland. Ok, basta. Ci ha scassato un guazza. Dobbiamo metterlo a fare quell'ora lì. Vai. Vabbè, questo era easy. Oh no! Ci sono dei rovi! Adesso lo Che cazzo di cane. Via. Più veloce io. Aveva animazioni personalizzate, tu facevi con le mani e con i piedi. Quanto tempo che non vedevo quelle pigne di ferro? C'ho a casa. C'ho il cucù. No, c'ho il... il Blue Roger a pendolo, comunque c'ha un sistema di pesi uguale, non so pigna. Comunque, guarda che... cioè... se tu riguardi un prodotto Pixar di tanti anni fa, per certe cose è inferiore a questo. Sì, è molto inferiore. Cioè, la morbidità delle ombre, la morbidezza delle ombre, la... ma pure le animazioni. Guarda, però io non sopporto proprio questi... Vabbè, ti fanno capire la trama, cioè... potevano essere asciugati parecchio, Vabbè, tu non fai testo, compa, cioè, te ogni cosa superi 5 secondi può essere asciugato. Non c'è nulla che non guardi in due per nella vita. No, ci sono le cose che non guardo in due per nella vita. Le cose belle. Che non mi cagano il cazzo. Quelle con i tempi. Fry, basta? Tieni qua. Vieni qua. A chi abbai, Fry? A chi abbai? Piazza, urla. Ah, ok. Ora
Ora. Ora. Uop. Vai. Ponte. Mamma mia, poi dici che perdiamo tempo. Quando lo fai tu, vabbè, capito? Non te ne faccio. Quando lo faccio io, no, vabbè, perdiamo tempo. Ma vai, saltamo, dai. Però lascialo come stava, non me ne tocca. Se io non tocco niente, succede qui. Capito? Vai. No, tu quello puoi saltare. Vedi? Però ti devo trasformare il rosso in verde. Occhio. Mo dimmi tu che ti devo fare. Cane, rana. Vai. Salta. Rosso. No, dammi tempo. Vai sul rosso? Tu fidati, ci penso io, vai. Rosso ancora e green. Hanno fatto l'animazione perché la dovevamo rifare. L'hanno fatta 6 volte. Ci sono delle lucciole meccaniche. Le scrofe del cielo. Sì. Scusa? Le lucciole? Sono scrofe del cielo. Come i piccioni. Si scaricheranno. Dovete capire che Redez ha appena mandato indietro il suo ipone. E sta tornando indietro adesso. Sì. Stavo pensando, si sta scaricando la cassa. E volevo... Ma no. Perché... Forse il micro USB sono scomparso. Questo è più adatto. Grazie, la ringrazio. Vedete che bella scrivania ordinata che abbiamo? Cerchi un micro USB e di sicuro c'è da qualche parte. Beh, io direi ci possiamo anche fermare qui per questo gameplay. Yes. Siamo arrivati qua in alto e noi ci vediamo al prossimo, ragazzi, sempre qui nel mondo del tempo e delle scrofole. Dello spazio.